grande miracolo che adesso vi racconto. Ed è avvenuto, vi sembra strano, a una signora che non lo conosceva neanche, non aveva mai sentito parlare di Francesco Maria Greca, hanno trovato che i seni venosi, cioè i seni venosi sono le vene più profonde del nostro cervello, dove non c'è speranza una volta che si rompono. C'era la rottura dei seni venosi. Il dottore, quando l'ha vista, si è reso conto della situazione, chiama il marito e dice al marito, fa questo esempio, dice: tua moglie è come se si trovasse su un grattacielo in fiamme. Due possibilità: o salta dall'altra parte, all'altro grattacielo, e non è possibile perché cade e si sfracella, oppure rimanere sul grattacielo dove si trova. Ma siccome il grattacielo è in fiamme, non ha speranza. Il marito accetta l'operazione e questa viene operata. Mentre stava operando, ha inciso un'altra vena, per cui il cervello era completamente invaso di sangue. Tanto è vero che il medico ha preso il pistolo e l'ha buttato in aria e ha detto: adesso l'ho finita ad ammazzare. Per cui lei entra in coma irreversibile. Ed una grande luce a forma di croce, e in questa luce un sacerdote che, rivolgendosi a lei, dice: mi conosci? E lei ha detto: io non ti conosco. E lui si presenta e dice: io sono Francesco Maria Greco, tu sei stata male, ma sei guarita e devi ritornare a casa tua dai tuoi figli. Signora, lei è di Firmo. Sì. Lo conosci Francesco Maria Greco? Lo conosco. Che ne pensa? Tante cose belle. Siamo orgogliosi perché è calabrese come noi. E lei come le dice le preghiere? Con rito bizantino? E rito... Bizantino, qua abbiamo tutto bizantino. Ha fatto redigere un catechismo liturgico bizantino da Placido De Mestre, professore universitario a Roma. È un po' anticipatore del Concilio Vaticano II, secondo lei, rispetto a questa apertura che ha avuto anche verso riti orientali? Certo, perché il Concilio Vaticano II, tra le altre cose, ha detto di prendere in seria considerazione la grande ricchezza della Chiesa, i due polmoni della Chiesa, quello orientale e quello occidentale. Senta, quanto è importante la spiritualità in un rito greco-bizantino? Beh, senz'altro è una caratterizzazione ulteriore della nostra comunità ed è un nostro modo di vivere ogni giorno dei valori. Ma fermati un momento e prova a pensare che cosa c'è che porta di tutto questo fare. Ben ritrovati a questa nuova puntata in cammino verso la beatificazione di Francesco Maria Greco, un nuovo appuntamento in cui approfondiremo ancora la figura del futuro beato di origini acresi, il fondatore della Congregazione delle Suore Piccole Operaie dei Sacri Cuori, che ha lasciato una traccia indelebile non solo ad Acri ma anche al di là dei confini nazionali. La congregazione è a tutt'oggi presente in molte nazioni, negli Stati Uniti, in India, in Albania, in tanti altri posti, e oggi è una puntata speciale in cui parleremo anche di questo. Buongiorno Madre Alma, ben arrivata ad Acri. Ci racconti un po' allora intanto questo suo arrivo a un mese dalla beatificazione. Veramente ci sono da più tempo, già l'anno scorso nel mese di maggio, quando abbiamo saputo che era passato il miracolo da parte dei giudici, della congregazione, dei cardinali eccetera, con Madre Damiano ci siamo messi in cammino proprio per sondare il terreno e abbiamo fatto lunghi giri in varie zone proprio per vedere come organizzarci, e siamo tuttora qui proprio perché siamo ormai quasi alla vigilia, possiamo dire, perché fra un mese quasi, il 21 maggio, alle ore 16,
avremo la beatificazione del nostro padre Francesco Maria Greco. Oggi ci troviamo ad Ancri perché ieri abbiamo cominciato la ricognizione del corpo del Beato. Si trovava nella parte presbiterale della nostra chiesa di San Francesco e verrà spostata adesso al primo altare della Madonna Regina, sotto naturalmente, sotto l'altare, e perché poi di fronte metteremo Madre Maria Teresa, la fondatrice, insieme al padre fondatore di questo istituto, che vogliamo rendere di pari dignità sia il Beato che la nostra madre. E oggi stanno continuando la commissione, tutta la commissione che si è inserita ieri sta continuando il lavoro di ricognizione e metteranno adesso le ossa del Beato in un'unica urna che verrà poi rivestita di una coperta più bella, più elegante in argento, che poi è decorata con stola, con anche corona, madreperla, e così tutti potranno venire a venerare questo Beato. La commissione è formata da più persone: Don Enzo Gabriele, che è il presidente, c'è il notaio, ci sono gli operatori assistenti, c'è la vicepostulatrice Sor Raffaella Roberti e altri collaboratori che siamo qui in casa proprio per poter procedere a questo avvenimento. E mentre andiamo verso la chiesa, quindi dove stanno, da dove sono partiti, diciamo, questi lavori un po' di ricognizione, e intanto parliamo con, se viene anche Suor Damiana, facciamo una passeggiata verso la chiesa. E lei, come diceva la stessa Suor Damiana, è una delle pioniere tra la congregazione delle suore piccole operaie, perché le prime missioni che sono partite, non le prime missioni, ma laddove non c'erano ancora delle missioni, lei è stata una delle prime, no, a portarle all'estero, o mi sbaglio? Sì, siamo in America, erano già aperte. Negli Stati Uniti già dal 1948 e anche in Albania noi eravamo prima del regime, dal 1939. Poi in seguito abbiamo aperto la missione prima in Argentina, poi in India, e siamo ritornate poi nuovamente in Albania, perché nel 1945 le suore erano state espulse e siamo ritornate con Madre Damiana, perché di solito abbiamo fatto sempre con lei questi viaggi, non so perché hanno scelto sempre noi ad andare per prima in questi posti, e poi hanno seguito naturalmente anche le altre. Quindi siamo andate in India insieme, in Albania. In Argentina veramente io ci sono stata di meno, io sono stata più in India che non in Argentina. Il fatto perché la madre generale di allora sapeva più lo spagnolo, quindi si avvicinava ad assistere più quelle missioni, mentre io, avendo fatto un po' di inglese nelle scuole, sapevo questa lingua, lì era necessario parlare questa lingua, e quindi per prima andavo con Madre Damiana anche due volte all'anno, certe volte siamo andati. Bene. Allora, Suor Damiana, con lei parliamo un po' dell'impatto che ha avuto nella sua vita, anche a livello emotivo. Prego, andare in questi luoghi, no? Essere soprattutto i primi, l'impatto con la popolazione, con le condizioni di povertà estreme. Sì, parliamo anche dei viaggi lunghissimi, di tante ore di aereo, e siamo state veramente coraggiose, perché sappiamo che tanta gente, anche per fare un viaggio tipo, non so, Lamezia Terme, Roma, dice: io ho paura dell'aereo. Noi con la corona in mano affrontavamo tutti i percorsi, ecco, che erano a volte molto difficili. Pensare che quando siamo andate le prime volte in India ci dovevamo fermare a Pompei una giornata per ripartire poi di notte, per ritornare a Roma ci fermavamo una notte per ripartire per Roma, quindi veramente anche dei disagi, diciamo, di fatica, di esperienze molto molto
significative per la nostra vita, veramente, ecco, una vita donata, no? E come dice San Paolo, abbiamo affrontato i disagi di tutti i generi, di morte, di mare, di acqua, di tutti i generi. Comunque, adesso con il ricordo di queste esperienze, naturalmente noi dobbiamo dire che sono state molto positive, nel senso che ci hanno fatto crescere spiritualmente prima di tutto, perché incontrando le difficoltà e, ecco, sapendo che Dio comunque accompagna ciascuno di noi e che noi stavamo facendo quello che desiderava il fondatore, perché il fondatore era aperto alle missioni ad gentes, quindi ad extra. E allora noi, anche con questo senso, diciamo, dell'improvvisazione, che non sapevamo cosa trovavamo, però sapevamo che il fondatore ci accompagnava e che Gesù voleva da noi questi sacrifici, se possiamo dire, comunque positivi, perché, ecco, poi i sacrifici fanno crescere, fanno apprezzare le cose belle della vita, e ogni viaggio per noi, ecco, rappresentava un nuovo, come si dice, una nuova perla da aggiungere al percorso vocazionale che poi, ecco, Dio chiama, e quando chiama poi Lui fa tutto. Noi mettiamo il pochissimo che siamo, perché dobbiamo riconoscere che siamo povere creature, però con l'aiuto di Dio possiamo, ecco, arrivare a fare qualcosa di bene. Il bene che abbiamo voluto portare in queste terre di missione è stato soprattutto una presenza di cristiana testimonianza, nel senso che abbiamo incontrato tanta gente che, anche se erano credenti, comunque aspettavano un messaggio, ecco, da parte della Chiesa, e noi siamo figlie della Chiesa anche, prima di essere, siamo figlie dell'istituto, ma l'istituto è della Chiesa. E quindi questo carisma che il fondatore ci aveva consegnato non doveva rimanere chiuso nelle nostre case o nel nostro intimo, ma doveva essere espanso. E abbiamo cercato sempre di fare questo servizio con grande coraggio e con grande impegno, perché portare un sorriso ai poveri dell'India, i primi anni che andavamo, era veramente desolante. E noi ci siamo dovute anche, ecco, come si dice, piegare a quelle realtà dove stavamo, non si dormiva, non si mangiava, si viaggiava con la polvere ore e ore e ore, però noi eravamo contente. Posso dire anche oggi, ricordando questi tempi, non solo in India, ma parlo anche degli altri viaggi che facciamo, perché abbiamo avuto veramente tanti disagi. Partire dall'America, dal Nord America, per andare al Sud America è un'avventura che soltanto chi l'ha provata sa che cosa significa. E noi abbiamo fatto anche questi tipi di viaggio e di avventure. Avventure che sono avventure per Cristo, non sono avventure che siamo andate in vacanza o siamo andate a vedere, a visitare, a fare le turiste. Noi siamo andate a portare l'aiuto alle nostre consorelle che stavano lì, di stanza lì, e poi ai poveri che abbiamo dovuto sempre soccorrere, perché quando andiamo in missione anche i piccoli risparmi che facevamo noi, dei regali che ci venivano, poi li mettevamo a servizio della missione. Questo sempre in pieno spirito della congregazione, perché Francesco Maria Greco e la cofondatrice avevano questa politica, non per noi ma per chi ha bisogno. Sì, 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 sicuramente, perché se no non si fa niente se non si è per i fratelli. Noi siamo suore, ma non lo siamo solo per noi. Il carisma che ci è stato consegnato non lo dobbiamo tenere chiuso, ma lo dobbiamo espandere fino ai confini della terra, come ci dice Gesù, no? Portare la testimonianza e la pace che Lui, ecco, ci dona giorno per giorno. E questo lo abbiamo fatto con grande spirito con disponibilità, con grande coraggio e con grande gioia, anche perché, anche nonostante tutti i disagi, poi alla fine, insomma, bastava riflettere un attimo: ma perché siamo qui?
ci siamo per il Signore, e allora lui ci segue e ci accompagna passo passo in queste strade del mondo. Quindi questo carisma che oggi respira in India, respira in America del Sud, in America del Nord, respira in Albania, ma respira in tutta l'Italia, dove noi siamo andate comunque, siamo dovute passare, non so, per una città, per un altro, per un paese, prima di tutto la Calabria e poi anche tutto il resto dell'Italia, come vedremo. Il prossimo 21 maggio arriveranno da tutte le parti d'Italia queste, a venerare il nostro padre fondatore. Si possono rimanere accesi? Ce li abbiamo fatti. È molto resistente. È un momento bello questo qua, che segna veramente i passi, l'itinerario verso il grande evento della beatificazione. Adesso benediciamo la lapide, le mura, perché qui ha vissuto un santo, passando, possiamo anche noi attingere alla santità e è una grande testimonianza perché ci dice che la santità inizia nella famiglia, dall'educazione, dai valori che ci tramandano i genitori. È una fonte, non è l'unica, perché si può diventare santi anche venendo da famiglie che non vivono sani valori, ma certamente è una sorgente speciale. Amen. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Auguri! Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai, Santa Maria del Cammino, sempre sarà con te. Io, Madre, in mezzo a noi, vieni Maria laggiù, cammineremo insieme a te verso la libertà. Quando qualcuno ti dice nulla mai cambierà, lo fa per un mondo nuovo, lo fa per la verità. Sono cose importanti anche per la comunità crese che vanta i natali di Francesco Maria Greco. Per noi è un motivo d'orgoglio umano, oltre che spirituale, per chi insomma abbraccia questa religione. La cosa importante, secondo me, di quest'uomo, che è un uomo oltre che un futuro beato, è che si avvicina molto anche ai laici, perché in paese è ricordato per aver portato l'ospedale, insomma tante strutture che al di là della religione hanno portato sollievo a chi avesse bisogno. Ora non penso che si facessero distinzioni tra chi fosse degno di soccorso o meno, lui comunque aiutava tutti, quindi quello che avete fatto anche voi altrove, in India tra l'altro non penso fossero tutti cattolici i bisognosi che avete assistito.
che abbiamo assistito e che continuiamo ad assistere. In India noi abbiamo due grosse scuole. Una, quest'anno Vanda, accoglie 1625 alunni dalla materna alla dodicesima classe. E la scuola noi l'abbiamo aperta a tutte. È una public school, cioè una scuola inglese, dove vengono accolte sia nella lingua materna che nella lingua inglese. E la loro lingua è il malayalam. Allora noi abbiamo fatto un progetto di accogliere sia quelle che potevano dare un qualcosa, sia i bambini poveri che non possono pagare. Dopo la scuola dell'obbligo, diciamo, chi non è portato a studiare in inglese ritorna a frequentare la scuola in maleale, mentre gli altri continuano in lingua inglese. E questa è nella zona di Kattachira, che era già, diciamo, in un posto più elevato, anche se siamo partiti da una casetta di campagna con tante capanne intorno, e adesso invece si vede una città. Dopo anni di lavoro e di missione, lì si vede una città, perché è stata trasformata. Tutte le famiglie che hanno una certa posizione, perché come sappiamo l'India è divisa in caste, e allora hanno costruito delle case proprie lì intorno a noi, e tutta la zona si è evoluta in modo veramente meraviglioso. Poi un'altra scuola l'abbiamo a Kodupunna, si chiama. E siamo partiti da un villaggio poverissimo, erano delle terre depresse, quindi sotto il livello del mare, acquiterinose, tanti dubbi veramente all'inizio noi lì abbiamo avuto. Era una zona povera, povera, povera. E eravamo andati con una consigliera, dice, che facciamo? Un piccolo terreno, ci chiedevano, a noi mancavano anche $50 per poter comprare quel terreno. Diceva l'altra, prendiamolo, ci aiuteranno, dice, in questi $50 che mancano. E siamo partite veramente in una casetta molto semplice. Ora, dopo anni, ritornando a questa zona, ecco, la scuola è aumentata, intanto è arrivata fino alla decima classe. Il villaggio tutto intorno si è evoluto. Non arrivava il pullman e arriva il pullman della città, diciamo, di Changanashery, che non è molto lontano. Ecco, io quello che voglio sottolineare, la missione di Francesco Maria Greco e quella di Madre Teresa De Vincenti, non è soltanto perché noi dobbiamo andare a portare la nostra religione, noi accogliamo di qualunque religione, e stanno molto bene, in India stanno molto bene le diverse religioni, non si bisticciano tra loro, non ci sono rivalità, ma soprattutto andiamo a portare lo sviluppo umano, cioè la formazione umana, andiamo a portare quell'umanità che manca molte volte in questi popoli che sono rimasti abbandonati a se stessi. Ed è stato questo sempre l'obiettivo di Francesco Maria Greco. Da quando lui studiava a Napoli, poteva farsi una carriera, era un giovane intelligente, impegnato, quindi poteva fare una carriera a Napoli, però ha preferito ritornare in Acre, la sua terra natia, dove pure aveva lasciato delle miserie morali, delle miserie sociali. E diceva che la Calabria deve evangelizzare la Calabria, cioè voleva persone indigene, ecco perché ha fondato il nostro istituto di suore piccole operaie dei Sacri Cuori, proprio perché noi potessimo aiutare la gente che ha bisogno. Noi non abbiamo un carisma che si limita a un'attività, noi dobbiamo soccorrere dove il bisogno c'è. Allora, qualsiasi fascia d'età, abbiamo dall'infanzia all'anzianità. Noi abbiamo anche case di accoglienza per anziani, sia a Cosenza, sia qui ad Acre, sia a Roma. E questo essere per il povero, essere per il bisogno, è stato sempre l'obiettivo di Francesco Maria Greco e della nostra madre Maria Teresa. Questi corridoi di Acre erano pieni di bambini poveri di Acre, al loro tempo, che venivano qui accolti dalle suore.
le scarpe mocassine sono, lei si è messo gli zoccoli quelli con legno, lì le strade erano tutte pietre acute così. In Albania, quando eravamo arrivate proprio il pomeriggio, nel tardo pomeriggio. E siamo arrivati all'emissione, noi avevamo intenzione ed eravamo andati munite di carte, di certificate dell'antica missione, perché volevamo fermarci a Valona, lì era la sede centrale delle nostre missioni, eravamo poi in altri 5 paesi, Vunò, Fieri, Dermì, eccetera. Il missionario italiano che è venuto a prelevarci all'aeroporto di Scutari, di Tirana, e dice, ma io dove vi devo accompagnare? Perché dice, guardate intorno, insomma, dice, strade non generano, servizi non generano. In una stanza siamo rimaste a dormire 7-8 persone, un servizio serviva a uomini e donne che arrivavano tutti in missione, questo missionario italiano, Don Antonio Sciar, di felice memoria, che ci accompagnava. Dice, come faccio io ad accompagnarvi a Valona? Fermatevi qua. Quindi la sera lui aveva l'obiettivo di accompagnarci alla collinetta di Pirai, perché dice, voi vi potreste fermare qui a Pirai, dove c'era soltanto una chiesa della Trinità con i muri diroccati a metà. Dovevate dormire lì? No, per farci vedere il luogo, che era un po' distante, era un po' distante dalla missione centrale. Io pensando che fossero più o meno le strade italiane, anche quelle di qualche anno fa, sono uscite con gli zoccoli. E lì invece erano tutte pietre, tutte appuntite. Per ritornare mi hanno dovuto accompagnare due giovanotti del luogo, perché io non riuscivo a camminare più su quel posto. Era andato più serena, più tranquilla, ma al ritorno proprio non ce l'ho fatto, proprio per la difficoltà che abbiamo trovato. E poi a fatica, piano piano, noi siamo partiti con i prefabbricati. Chi ti dava gli operai, il materiale per costruire? Abbiamo dovuto comprare due prefabbricati e posto su questa collina di Pirai, dove oggi sorge un centro, un grosso centro di fisioterapia che è un fiore all'occhiello, perché in Albania ci sono molti handicappati, bambini handicappati, ecco, dovremmo parlarvene, ma sono storie che richiedono molto tempo. E questi handicappati vengono accolti nel nostro centro, ci rimangono pure anche di notte perché è difficile. Oggi c'è grande sviluppo, noi vediamo come le strade, le chiese sono state ricostruite, anche le casse, si vedono non più le case di una volta, ma case accettabili. E questo è dovuto, ecco, veramente ai primi missionari che siamo andati lì, non solo noi suore piccole operai, ma anche altre suore di altri istituti, e insieme, che veramente più sei nella difficoltà, più si forma un'unione. Noi ci sentivamo in quella casa a dormire, come dicevo prima, insieme di un'unica famiglia religiosa. Eravamo tante congregazioni, ma ci volevamo bene. E poi finivamo anche con gli scherzi. Siamo usciti una volta, non c'era telefono naturalmente. Arrivo a casa e mi fa una suora di un altro istituto: suora Alma, ti hanno chiamato al telefono. Al telefono, ho detto io. E si sono messi poi tutti a ridere, dice, ma chi ti voleva al telefono? Io invece c'ero cascata, dice, sì, mi volevano al telefono. Ecco, in missione, oltre il sacrificio, poi c'è anche la bellezza dell'unione, della condivisione, ecco, come, veramente come voleva il Signore, come voleva il fondatore. State unite, vivete insieme, perché nell'unione c'è la felicità, c'è la gioia del sacrificio, del donarsi insieme. E quindi è con questi istituti, perché poi noi ci siamo fermati a un villaggio, altri istituti in altri villaggi, con queste suore camminiamo anche insieme per poter dare gloria a Dio prima di tutto e poi fare del bene alla popolazione che ci sta intorno. Racconta un pochettino cosa è successo, come si svolgono questi, diciamo, lavori preparatori alla beatificazione. Come aveva detto prima la madre, ecco, ieri sera è stata fatta la seconda ricognizione dei resti mortali di Francesco Maria Greco, che erano appunto in questa chiesa, che erano stati posti qui nel 1961. Subito dopo inizia il processo di beatificazione, che si divide in processo diocesano e poi
processo, ecco, proprio guidato dalla Santa Sede, perché non è una cosa semplice. Noi, riflettendo ieri, diciamo, ma com'è difficile farsi santi, anche per poter fare il santo c'è una burocrazia grandissima da seguire, con tanti, diciamo, tante fasi, ecco, di preparazione. Noi siamo arrivati a questa beatificazione veramente con grande gioia, perché si parlava sempre, dice, quando sarà beato, e quando vedevamo le altre beatificazioni veramente ci veniva un po' di malinconia, perché dicevamo, noi sapremo se riuscire a far beatificare il fondatore, ma il Signore già lo aveva custodito bene, il fondatore, per la sua santità, per la sua vita donata, perché ecco, è stata veramente una vita donata a tutti, soprattutto ai più piccoli e ai più poveri, come leggiamo anche dalla storia, come si racconta in Agri, perché una persona anziana di 102 anni ha detto che addirittura quando la gente passa lì nella casa dove abitava il fondatore, bacia il muro della casa. In questa casa noi domani sera porremo una targa al ricordo, ecco, dove lui era nato, era vissuto e dove la sua vita, ecco, si è trasformata in questo servizio di carità e di amore, soprattutto ad Acri. Anche se poi il suo pensiero volava nelle missioni, volava, ecco, all'estero, ma sentendo le necessità che c'erano nel posto, poi non ha osato allontanarsi, è rimasto qui per sempre, ecco, da parroco, da arciprete, da uomo di Dio che dove passava, ecco, lasciava il suo profumo di santità, che oggi la Chiesa ha riconosciuto. Quindi da qui a un mese, meno un giorno, perché siamo a 22 e lui sarà beatificato il 21 maggio, ecco, lo vedremo così risplendere nella sua gloria, veramente della sua santità, e come voleva, lo chiamava un vescovo che celebrò all'epoca, nel 1931, i suoi funerali, e esclamò che una perla della Calabria, ecco, risplendeva nel cielo. E quindi, ecco, noi di questo siamo convinte, perché tutto ciò che stiamo facendo ci parla di questo uomo di Dio che ha lasciato un solco, ecco, nella vita, che ci ha lasciato quasi, ecco, i suoi passi che noi dobbiamo ripercorrere in fedeltà, ecco, al carisma. E speriamo di saperlo fare. Noi siamo già avanti un po', ecco, nella nostra missione, speriamo che arrivino tanti giovani che possano continuare in questa missione. Oltre, ecco, a questo momento così un po' emozionante che abbiamo vissuto, adesso dobbiamo vivere il momento importante della beatificazione, la celebrazione che sarà fatta nello stadio di Cosenza dal Cardinale Angelo Amato. E stiamo un po', ecco, in ansia per questo evento, io dico la verità, perché stiamo lavorando da più mesi e ci sembra che ancora non abbiamo fatto niente. E che avverrà? Non lo sappiamo, però siamo piene di gioia e piene di slancio anche, perché questo evento non ci lascerà indifferenti. Questo evento ci impegnerà ancora di più a svolgere la nostra missione con coerenza, con impegno, e non solo la missione, ecco, verso gli altri, ma anche il nostro impegno personale di crescere in questa vita di fede, di carità, di amore che il fondatore ha vissuto. Quindi noi abbiamo dei modelli che sono appunto Francesco Maria Greco e Madre Maria Teresa De Vincenti, e dobbiamo impegnarci, ecco, a seguirli, perché se no non avrebbe senso la nostra vita.
Allora, io non posso che ringraziare queste due persone molto speciali, due pioniere delle missioni all'estero che hanno portato comunque sollievo in molti paesi poverissimi, dove comunque c'era bisogno di accogliere, accogliendo tutti bisognosi senza distinzione di religione e tantomeno insomma di nessun altro genere, nel pieno spirito tramandato dal venerabile Francesco Maria Greco e da madre Maria Teresa De Vincenti, che speriamo presto arriverà alla beatificazione. Un augurio che ci facciamo a un mese dalla beatificazione di Francesco Maria Greco. Ringrazio di nuovo le nostre ospiti e vi do appuntamento a una nuova puntata di In cammino verso la beatificazione.